Dottor Nigri, rapporteur della DG Reggio, della Commissione Europea per il PORFESR, parliamo di programmazione 2014-2020 per l'Abruzzo, quali le novità e soprattutto qual è l'approccio? L'approccio è quello di badare ai risultati, non ai risultati, semplicemente ai risultati finanziari. I risultati finanziari sono importanti, ossia la capacità di spendere i soldi nei termini previsti dalle scadenze comunitarie, ma noi dobbiamo dimostrare a chi finanzia questo sistema, ossia a lei e a me che paghiamo le tasse, da queste tasse poi si finanziano questi programmi, che questi programmi producono dei risultati. Quindi è quello che ho detto un po' stamattina, ogni volta che noi spenderemo un euro dobbiamo preoccuparci di dimostrare con dei dati che questo euro è speso bene, ossia che ha cambiato qualcosa, che non è stato speso per il semplice gusto di spenderlo. Ecco, per, diciamo, per i cittadini, insomma, per chi non è chiaramente addetto ai lavori, programmazione PORFESR 14-20 cosa significa? Cioè su quali aspetti della società va a incidere? Prima di tutto l'aspetto fondamentale è quello imprenditoriale, ossia dare a un tessuto imprenditoriale in stato di estrema sofferenza, sofferenza che è vecchia nel senso che si è manifestata fin dai primi anni 2000 e che si è aggravata con la crisi, non è soltanto la crisi ma il problema è vecchio. Un tessuto imprenditoriale che non è riuscito a innovare, che non ha potuto innovare per tutta una serie di ragioni, quindi noi vogliamo iniettare innovazione in questo tessuto imprenditoriale perché arrivino sui mercati prodotti ad alto valore aggiunto che siano capaci di battere la concorrenza internazionale. Per noi non c'è modo di produrre prodotti di bassa qualità, abbiamo un costo del lavoro molto alto, quindi dobbiamo posizionarci assolutamente senza incertezze sui prodotti ad alto valore aggiunto. Per farli abbiamo bisogno la ricetta, non ce ne sono 33, ce n'è soltanto uno, si chiama ricerca e innovazione. La ricerca deve avvicinarsi ai problemi dell'impresa, risolverli e quindi produrre prodotti innovativi. Una programmazione che è già partita e che sta via via recuperando terreno, possiamo parlare di cifre per l'Abruzzo? Per il momento le cifre non ci sono perché siamo partiti, abbiamo dedicato quasi tutto l'anno 2015 al negoziato, abbiamo le cifre che dovremo spendere, attendiamo appunto che la macchina si metta in moto, che siano scelti i primi progetti e che questi progetti generino spesa. Nel frattempo la Regione deve completare quella che si chiama la propria procedura di accreditamento in maniera tale da poter presentare, quando avrà raccolto un certo numero di fatture, la prima domanda di pagamento a Bruxelles. E questa è una tappa importante, una tappa un po' burocratica, però si richiede appunto che coloro che gestiranno il programma, l'autorità di certificazione, di gestione, eccetera, siano all'altezza del compito, si fanno tutta una serie di verifiche. Nel frattempo si lanciano i bandi, si informano i beneficiari potenziali in maniera tale che possano fabbricare i progetti. Ecco, lei ha parlato di bandi che usciranno, che insomma, riguarderanno appunto, svariati settori. Un aspetto nuovo che forse in passato nelle precedenti programmazioni è stato magari sottovalutato è quello della comunicazione. La comunicazione è importante per due ragioni. È importante perché genera capacità di spesa. Se io so che ci sono dei fondi disponibili e mi interessa partecipare a questa competizione, quindi otterrò i dati per poter introdurre, per poter presentare una domanda di finanziamento. Poi c'è l'altro aspetto che riguarda quello del grande pubblico. Il grande pubblico, noi tutti paghiamo le tasse, una parte di queste tasse vanno a Bruxelles e finanziano questo sistema e noi abbiamo il diritto sacrosanto di sapere che questi soldi producono dei cambiamenti. Quindi è molto importante agire su due fronti, comunicazione, informazione dei beneficiari, che sappiano quali sono le vie di accesso a questi fondi e semplificare quanto più possibile la vita dei beneficiari, che non devono essere di fronte a un percorso a ostacoli, ma li dobbiamo aiutare, senza per questo assolutamente penalizzare la qualità dei progetti, però abbiamo una azione di comunicazione molto importante che è quella di dimostrare a coloro, al contribuente, che i suoi soldi sono stati utilizzati bene. E io ho insistito molto, siamo in questa fase finale del programma 713, 2007-2013, nel periodo della raccolta dei progetti e dei buoni progetti. Solo che questi progetti li dobbiamo mediatizzare, li dobbiamo portare, far conoscere al grande pubblico. Quelli nuovi li avremo
dovremo aspettare parecchi anni, ma il 713 oggi è una miniera di buoni progetti realizzati, visibili, e dobbiamo lavorare molto su questo aspetto di comunicazione.